Ecco, innanzitutto capiamo bene che cos'hai, hai un po' di scialgia, che cosa hai avuto queste settimane? Ma veramente io non lo so perché sono un po' Precisiamo, di. Daniele, dai. Ma un po', sono un po' di settimane che tutti mi domandano come sto. Sembra che sto morendo. Da un giorno all'altro devo morire. Io non c'ho niente, ho avuto solo qualche acciacco 2 settimane fa e giustamente 3-4 giorni quando hai degli acciacchi devi gestirti. Basta, solo questo. Non ho avuto né pubalgia né niente, altrimenti perché forse uno quando parla di pubalgia non sa nemmeno cos'è la pubalgia. Che qualcuno parla così qui ogni tanto. E quindi niente, ho avuto qualche acciacco che ho dovuto gestire, ma sto bene. Se non stavo bene, non ero in campo. Vabbè, insomma, ci siamo un po' preoccupati quando le ali ti ha travolto, una battuta perché di fatto ti ha proprio travolto. Sì, no, ho visto che usciva valanga e insomma da quella posizione non potevo fare altro. L'unica cosa era mettermi davanti perché comunque lui era già partito con l'intenzione di prendere il pallone, forse aveva calcolato male il tempo. E quindi sono stato fortunato perché mi sono messo davanti e lui mi ha travolto, penso che era rigore netto, quindi su questo penso che non ci sia da discutere. È stato più difficile per te, metterti tra il pallone e le ali o calciare col pallone alle spalle delle ali? Beh, sicuramente è stato più difficile calciare perché sapevo l'importanza che poteva avere questo pallone, insomma, a volte la linea è sottile da sbagliarlo e da farlo, quindi insomma. Però sono stato bravo, sono stato freddo, ho cercato di stare il più tranquillo possibile, di decidere fino alla fine dove buttare la palla e è andata bene. Può essere il rigore anche della Serie A questo. No, perché mancano ancora troppe partite, 10 partite sono tante, sono 30 punti, quindi 30 punti sono tanti. Sicuramente stasera, forse a livello psicologico, insomma, ritornare in seconda posizione dopo tanti mesi per noi penso che sia una grandissima soddisfazione. Però come ho già detto in precedenza, anche dal di fuori voi dovete avere solo pazienza, pazienza e pazienza, perché questa è una squadra forte, una squadra che comunque ha dimostrato tante volte che è caduta e si è sempre saputa rialzare. E io sono sempre convinto che alla fine la qualità deve uscire per forza, quindi le partite sono tante, però avere tanta pazienza. Questa vittoria rivaluta anche il grande lavoro che avete fatto con il Livorno, no? Perché comunque sotto di un gol, non era facile poi rimontare. No, 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 ma infatti, come ho detto prima, siamo caduti tante volte noi e ci siamo sempre saputi rialzare e lo sta a dimostrare la partita con Livorno, insomma, la partita prima delle feste con Modena, dopo 3 minuti perdevi 1-0 in casa. Insomma, ci sono tante situazioni dove abbiamo dimostrato di essere squadra. È normale che a volte ti può andare bene, a volte ti può andare male. Il calcio non è detto che a volte i più forti vincono, però io sono molto fiducioso. Vabbè, grazie davvero a Daniele. Come hai vissuto questo periodo, insomma, dove non riuscivi a segnare? Tu che vivi per il gol? Ma l'ho vissuto, dire che l'ho vissuto benissimo, direi una cazzata. Quindi ho cercato di stare il più tranquillo possibile, più sereno, perché comunque per me è importante il gol. E poi, essendo abituato bene fino a gennaio, insomma, non fare gol per 1 mese e mezzo un po' mi ha pesato, ecco. Siamo a quota 16, puoi solo che crescere da qui alla fine. Serviranno i tuoi gol per questo sogno che si chiama Serie Sì, ma io spero di fare ancora tanti, ma se andiamo in Serie A e resto a quota 16 non mi interessa niente, voglio dire, posso tranquillamente restare a 16 ma raggiungere l'obiettivo di squadra, quindi poi sì, è normale che egoisticamente spero di farne più possibili. A. Cos'è un derby per te domenica? No, assolutamente non è, ormai sono tantissimi anni che giochiamo, insomma, che gioco in questa categoria, l'ho incontrato tantissime volte il Crotone, quindi non è assolutamente un derby.